Buongiorno a tutti. Certo che sarebbe anche divertente poter entrare per un attimo nella testa, per un attimo soltanto, per carità, di Salvini e della Meloni, per capire se si sono rallegrati o meno di questo grande piano di 750 miliardi di euro presentato l'altro giorno dalla von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, il cosiddetto Recovery Fund, per il quale l'Italia risulta essere il primo beneficiario tra i paesi europei, perché da una tabella pubblicata dal Sole 24 Ore l'altro giorno l'Italia risulta avere appunto tra sovvenzioni e prestiti, quindi in parte anche a fondo perduto, un totale di circa 173 miliardi di euro, seguita dalla Spagna con 140 miliardi di euro, poi gli altri paesi e la Germania con circa 28 miliardi di euro. Ciò significa che da questo piano l'Italia prenderebbe qualcosa come 6 volte in più di quello che prende la Germania. E basterebbero solo questi dati a fare giustizia delle tante inutili e pretestuose polemiche portate avanti nelle settimane scorse da Salvini e dalla Meloni contro l'Europa, contro il MES, che si è dimostrato essere anch'esso uno strumento che l'Italia ha tutto l'interesse ad attivare, contro la Germania e contro la Merkel, proprio mentre la Merkel si adoperava insieme con Macron per dare una risposta al problema europeo nella sua complessità e per dare anche per lanciare un salvagente anche al nostro paese. Cosa significa questo? Che per l'Italia le questioni in Europa adesso sono a posto, abbiamo risolto tutti i nostri problemi? Certamente no, questo piano dovrà essere confermato e approvato nel Consiglio d'Europa che si terrà a fine giugno, ma non c'è dubbio che al di là di alcuni ostacoli che ancora si manifestano, la presa di posizione della Germania ha una rilevanza politica enorme e rappresenta, potremmo dire, una svolta epocale nella storia d'Europa, dove da 30 anni si invoca appunto un cambio di passo, dove per la prima volta effettivamente si manifesta oggi questo cambio. La stessa svolta bisogna realizzarla però adesso nel nostro paese, perché non possiamo chiedere sempre agli altri di risolvere i problemi che noi da soli non riusciamo a risolvere. E prima tra tutti quello del funzionamento della pubblica amministrazione e della utilizzazione delle risorse di cui il nostro paese già dispone ma che non riesce a utilizzare. In questo senso molto significativa e incoraggiante possiamo considerare la lettera scritta dal Presidente del Consiglio Conte al Corriere della Sera l'altro giorno, in cui Conte si impegna ad affrontare due questioni preliminari, quello cioè di rivedere il reato di abuso d'ufficio e di danno erariale, due reati che così come sono configurati oggi nella loro genericità costituiscono un fattore di paralisi per la pubblica amministrazione. Perché si può dire che non ci sia sindaco, non ci sia dirigente di livello comunale, regionale, nazionale che si siano adoperati in modo attivo per fare qualche cosa che non siano incorsi in queste tipologie di reato. Quindi questo fattore costituisce un ostacolo che va rimosso per metterci in condizioni di prendere, assumere decisioni e di poter utilizzare le risorse. Insieme con questo occorrerà ovviamente un piano strategico, perché l'Europa stessa ce lo richiede, e io dico per fortuna, perché ovviamente non potranno essere spesi questi soldi, queste risorse con una distribuzione a pioggia, ma dovranno essere spesi con obiettivi precisi e misurabili. E tra questi obiettivi, al di là di quelli che già l'Europa ci indica, non ci può essere oggi non ci può non essere tra le priorità quella del riequilibrio territoriale nord-sud, che è un problema che il nostro paese si porta avanti da sempre, possiamo dire da 150 anni, e che in questi anni non siamo mai riusciti a dare una risposta, a cui non siamo mai riusciti a dare una risposta adeguata. Anzi, si può dire che negli ultimi anni, con la crisi economica che c'è stata, il divario nord-sud si è accentuato ancora di più in modo ulteriore. Dunque la pandemia, questo evento catastrofico, alla fine sotto questo aspetto può rivelarsi addirittura un'opportunità.
vita, misure eccezionali che possono costituire, se saremo in grado di gestirle, la condizione per avere un paese più unito, per avere infrastrutture e servizi che non variano da nord al sud del paese, ma che sono, dal punto di vista della sanità, della scuola, del funzionamento della giustizia, garantite su tutto il territorio nazionale. Ci riusciremo? È d'obbligo avere dei dubbi, ovviamente, ma è d'obbligo anche sperare che ci si possa, perlomeno in parte, riuscire. Grazie e buona giornata a tutti.